Cari esperti, oggi siamo qui per conoscere una coppia molto curiosa, Marco ed Elisa. Sono il vero esempio di come la determinazione di una donna possa condurre all'altare uno scapolone d'oro. Vediamoli. Sono Elisa, ho 28 anni e lavoro in un negozio di surgelati e siamo insieme da 3 anni e mezzo. Io sono Marco, ho 43 anni, sono nato ad Alessandria, dove lavoro, che io lavoro in un supermercato. E viviamo insieme da 2 anni, ci siamo conosciuti nello stesso supermercato. Lui era il capomagazziniere, io facevo le pulizie. Mi ha colpito, diciamo che sono stata io ad andare a cercare lui. A conquistarlo ci ho messo un paio di mesi, da quando mi è venuta la voce che lui aveva detto in tutto il supermercato la più carina è quella delle pulizie, peccato che è grassa, ha detto. Così dicevo io. E allora ho cominciato a fare diete, questo e l'altro, finché un giorno si è deciso e mi ha chiesto come va, come non va, il numero di telefono. E abbiamo cominciato ad uscire insieme. L'anno scorso, al giorno di San Valentino, mi ha chiesto di sposarlo. Io mi sono buttata, lui era seduto sulla panca, lì mi sono buttata sulla panca e niente. Noi ci sposiamo fra 3 mesi. Io vorrei avere un classico vestito bello, bianco. La favola, lui non è che sia tanto d'accordo. No, io non mi vedo nel classico vestito da cerimonia. Mi sentirei più a mio agio con un bel vestito. Il giorno del matrimonio secondo me deve essere tutto perfetto. Devo avere tutto al punto giusto. Mi piacerebbe vederla splendente. Mi piacerebbe che chi la vede... Grazie anche te, però devi dimagrire. Non è che sono solo io. No, beh, chiaro. Quando ci siamo conosciuti lui diceva che ero carina di viso, peccato però che ero grassa. Sarà pesata sui 100 kg. E questo è il motivo per il quale all'inizio noi ci vedevamo di nascosto. Sinceramente fisicamente mi attraeva pochissimo. Lui si vergognava di farsi vedere in giro. La vedevo come un investimento. Questa ragazza è bellissima, ha bisogno di un meccanico, che in questo caso potrei essere io. Lui mi vorrebbe più magra. La vorrei vedere con 2 belle gambe. A lui non piacciono le mie gambe. Soprattutto le ginocchia. Mi sento male perché mi vergogno delle gambe. Io non vado in spiaggia, la gonna non la metto mai. Se avessi un bel sedere sarei ancora più contento. Magari anche solo per un giorno, per quel giorno, però mi piacerebbe poterla vedere perfetta. Un sogno che ho sempre avuto, rifarmi le labbra, specialmente quella di sopra, perché quando rido sparisce. Comunque non lascerei mai Elisa perché è la classica persona da libro cuore. Secondo me lui si vede bellissimo, perché lui è così. Prima di uscire con Elisa non c'era giorno che non saltavo un allenamento, sono sempre stato in perfetta forma. Poi cos'è successo? Che iniziando a uscire con Elisa, mi è passata la voglia di allenarmi, colpa di Elisa. Sì, adesso ha un po' di pancia e questo lo fa sentir male. Mi piacerebbe per quel giorno del matrimonio non avere questi 7-8 kg che non mi fanno vedere bene. A me lui piace, a me piace se ha la pancia, se non ha la pancia, anche se è pelato, mi piace. Lei mi dice che ho il mento sfuggente, sinceramente è l'unica che lo vede. Lui si vede perfetto. Per il resto, non so, lascio giudicare agli altri quello che c'è da cambiare o meno. Del resto, a me lui piace così com'è. Ho deciso, cambio vita e ti sposo. Poi valuterò come ultima fase dell'intervento se sarà necessario eseguire anche una liposuzione del collo. Valuterò soltanto alla fine perché siccome in programma per lui un'attività fisica che gli farà perdere, speriamo bene, diversi chili, potrebbe anche non essere necessaria questa ultima fase dell'intervento. È così Luigi? Beh, infatti io aspetterei se fare questa liposuzione, proprio perché per l'esperienza che ho visto gente che cominciando a fare attività fisica sta parte qui l'ha perduta. Quindi aspetterei. No. E poi comunque lui l'attività fisica la deve fare perché c'è. E infatti, 7-8 kg sopra. Esatto. Purtroppo non c'è solo il problema del mento, c'è anche ci la sono parte tantissimi sotto. Problemi, sì, esatto. C'è di buono che lui ha fatto del podismo prima, quindi partiamo già da una base, diciamo, ex atletica. E allora per la parte sopra lavorerò già in super serie con i sovraccarichi, giusto per dargli tono e impostazione. Certo. E quella sotto invece lo faccio correre come se avessimo in programma di fare una mezza maratona. 20 km al giorno? Sì, dipende anche da come risponde lui. Comunque diciamo che siccome lui faceva, ok, farà la super maratona da 100 km. Bravo. Bene. Buongiorno Elisa. Buongiorno. Marco? Dimmi. Guarda un po'. C'è un personal trainer. Oh, salve. Sono Luigi.
Salve, piacere. Come stai? Bene, grazie. Siete pronti per questa esperienza? Pronti? Sì. Deve essere buona la prima. Deve essere buona la prima. Quanto vi manca il matrimonio? Un paio di mesi. Un paio di mesi. Quindi un po' di tempo ce l'abbiamo. Sì. Però sì, chi ha tempo... Non perde tempo. Bravissimo. Un grande. Mettono le tue mani. Ok, vabbè, anche tu? Sì. Trainer lo vedo una persona molto agguerrita e in un certo senso mi ha fatto anche paura. Mi sa che ci farà faticare sudare le cosiddette sette camicie. Ok ragazzi, allora, corsa, io mi aspetto fra un mese che tu fai 10 km di fila, noi se arriviamo anche alla mezza maratona. Adesso facciamo un test, da qua in fondo là sono 1000 metri, sì, giusto? Sì. Quindi andare e tornare sono due, vi tengo i tempi per vedere più o meno quanto andate al chilometro, d'accordo? Sì, sì, sì. Siete pronti? Partiti, vai! Tutto bene? Sono dovuta fermare dietro tre volte. Io ho tenuto il ritmo un po' su perché io voglio che tu riesca ad arrivare con questo ritmo qua. Comunque va bene così. Il tempo di riprendere un attimo il fiato, che si abbassa, esatto, e riparti, ok? Sì, va bene, perfetto. Ho recuperato un attimo. Perfetto. Con una palestra così i risultati ci devono essere per forza, perché mi esaltano palestre così. Lavoreremo prima il petto e subito dopo la schiena. Sì. Uno, spingi forte. Ok, stop. Vai subito di là. Veloce, veloce. Vai. Sì, due ancora. Sì, dammi l'ultima. Stop. Questa si chiama super serie. Alleno il muscolo e il suo antagonista. Petto e schiena. Un minuto di recupero e lo ripeti altre tre volte. D'accordo? Ok, spero di essere ancora meglio. Mi ha ammazzato. Da 1 a 100, secondo me, lui ce la fa 75. Prima volta in palestra? Facciamo un allenamento intermittente, vuol dire che passiamo da un esercizio isotonico a uno di cardio. 4, più veloce, 5, 6, subito, immediatamente. Vai, vai, fini ultima. Ok, perfetto, 20 ripetizioni, ottime per tonificare, però la spalla non diventa grossa. Settimana dopo settimana devi aumentare di un livello di difficoltà. Stop. Sono stanchissima, sono veramente stanca, cotta. Da 1 a 100 lei ce la fa 100. Mangiare, il computer lo devi togliere. La nutrizionista ha detto niente distrazioni. Dobbiamo stare attenti su quello che mangiamo e sulla quantità di quello che mangiamo. Vabbè, dai, lo metto in pausa, poi lo riaccendo là. Portalo in cameretta. Vabbè. Ce n'è da mangiare. Pensavo meno. Mi piace sta dieta, perché si mangia. È strano mangiare senza il computer. Infatti mi mancava qualche cosa delle... Ci dobbiamo abituare da adesso in poi a essere solo noi due a cena. Mi concentro di più sulla pasta. Grazie, su di me ti devi concentrare in modo sulla pasta. Ti vedo una bella tuta oggi. Sinceramente non... Non mi aspettavi? Non così presto. La tua amata? Sta dormendo perché noi ti aspettavamo un'altra ora. La svegliamo? No, questa era l'ora. No, allora, cioè... Vedi, svegliamo. Buongiorno. Muoversi, forza. Dai, andiamo, cambiarsi. Spingi. Dammelo un altro. Ok, molla. Allora, aspetta, guarda. Questa cosa qui si chiama andare a fallimento. Io voglio che tu faccia tutto così. Metti sotto prova il tuo corpo, allora sì che cresci. Sto bene? Meglio una bella pizza, tutti di mare. Sì, se ti vedo la pizza ti spacco un ginocchio, così dopo hai finito anche di correre. Ok. Sì. Vai. Tira cattivo.